Eccoci questa sera con l'ACL, Associazione Cacciatori Lombardi, per parlare di due temi molto importanti, sebbene differenti fra di loro. Cominciamo con il presidente regionale Carlo Bravo per parlare di questo PagoPA che dal 1° di gennaio è entrato in vigore. È una legge nazionale, ma che va a complicare un po' quella che è la situazione della caccia in Lombardia, perché non tutti sono addetti a web, internet e così via. L'accesso al sito della regione a scaricare questo modo di pagamento innovativo. È una complicazione? Sicuramente, come già hai detto Beppe, questa cosa complica sicuramente la situazione per i cacciatori, anche perché ripetiamo sempre la stessa cosa, ci sono tanta gente che ha una certa età e quindi hanno difficoltà ad affrontare col web o con qualsiasi cosa che sia da computer e quindi bisognerà cercare noi come associazioni di fare questo, però non vorrei farlo noi come associazioni. L'anno scorso abbiamo tentato di farlo passare, ci siamo opposti veramente con la forza, siamo riusciti a allungare ancora un anno. Però io penso che se la Regione Lombardia vuole far funzionare le cose non deve buttare addosso all'associato o all'associazione. Dovrebbe essere lei a dire di semplificare il più possibile, o con gli ATC o con i comprensori, in modo che il cacciatore può andare lì e quello è un servizio veramente che potrebbe essere fatto da queste rappresentanze che abbiamo sul territorio. Perché se la Regione Lombardia dice al cittadino cosa deve fare e il cittadino deve arrangiarsi, per me sbagliano molto. E sicuramente su quella cosa qua vorremmo sentire anche le altre associazioni, so che si stanno impegnando un po' tutti, come anche noi, per cercare di portare quel servizio che serve, però io ributto questa cosa che hanno cercato di buttare addosso alle associazioni, alla Regione Lombardia, che secondo me dovrebbe prendere altri provvedimenti, essere più idonea, più vicina veramente al cittadino cacciatore in questo caso. Eugenio Casella, allora questa situazione complica un po' quello che è il discorso della caccia. Sono tutti paletti che ogni anno vengono inseriti uno alla volta, passano magari quasi inosservati, ma che poi alla fine si traducono in gente che rinuncia alla licenza. Sì, diciamo, questo specificatamente non è stato fatto, diciamo, come ostacolo all'attività venatoria, ma alla fine comunque il risultato sicuramente è quello. Cioè, come diceva giustamente il Presidente, le persone più anziane sono in difficoltà. Adesso sicuramente la nostra associazione cercherà di sopperire, stamperemo noi, faremo stampare noi o tramite le sezioni comunali o quelle provinciali questi benedetti bollettini, però mi sembra veramente che comunque la distanza tra le istituzioni e i cittadini sia sempre più grande, e quindi invece di togliere la burocrazia, cioè anche con i mezzi che abbiamo a disposizione, la aumentiamo. Questo è un po' Si il parla sunto di di tutto. semplificazione, ma Esatto, sì. E alla fine delle finite uno dava in posta col bollettino, era finita, adesso deve chiedere aiuto al nipote, al figlio. Vabbè, sarà finché ci abituiamo, va bene, sì, però io vorrei fare solo un piccolo inciso. Io vorrei sapere, e non lo so, ma vorrei informarmi se veramente tutte le regioni applicano questa legge già da quest'anno. Sono proprio curioso, io mi chiedo così, una regione a caso, se la Campania o la Calabria, ad esempio, da quest'anno inizi già da quest'anno a pagare col PagoPA, perché la legge mi ricordo che è a livello nazionale, quindi tutte le regioni dovrebbero, magari verrò smentito, spero di essere smentito, la mia non è una distinzione razzista che vuol fare queste distinzioni, però sarei curioso, ecco, sarei proprio curioso di questo. Allora, si parlava tempo fa, qualche anno fa, del tavolo interprovinciale della caccia, poi non se n'è più saputo niente per molto tempo, adesso si ritorna a questo tavolo, non so se si chiama ancora tavolo interprovinciale, ma di fatto questo fine settimana a Bergamo le associazioni venatorie lombarde si ritroveranno tutte unite. Cosa bolle in pentola? Ma ci sono delle novità, a quanto pare, qua siccome l'invito è partito, bisogna dirlo, è partito dalla Federcaccia, io l'ho sempre detto in tutte le interviste, se qualcuno c'è da chiamare e sedersi al tavolo, sono sempre pronto.
Devo dire che sono pronto ad andare, saremo là presenti ovviamente, perché se la Federcaccia chiama perché ci sono delle difficoltà, un po' in generale vuol sentire la voce di tutti, giustamente, ci sono anche le altre associazioni, vediamo un po' cosa c'è di particolare. So che ci sono delle cose da discutere come associazione e prendere una posizione unica, spero che vada bene, quindi non voglio neanche dire cosa c'è e cosa non c'è di più o di meno, ne parleremo là e vedremo. Faccio solo presente una cosa, io sarò presente, vorrei solo, senza far polemiche, perché assolutamente, però vorrei far presente che a suo tempo, quando abbiamo cercato di tenere tutti uniti, e tra quello c'era la CL che lavorava parecchio, hanno cominciato a staccarsi soprattutto le associazioni più grandi. Questo è un altro motivo che i cacciatori stanno aspettando, che ci sediamo tutti assieme a un tavolo per decidere. So che anche in Sardegna in questi giorni hanno fatto un accordo tra tre associazioni, per poter fare un tavolo unico, però ripeto, benissimo che la Federcaccia chiami e quindi l'associazione maggioritaria si è mossa finalmente, e spero di portare a casa un risultato assieme, o meglio, non è che portiamo a casa il risultato, che tutti assieme decidiamo qualcosa di concreto, come dovrebbe essere. Anche perché poi, Carlo, bisogna confrontarci col mondo politico, con la regione. Esatto, poi si va sul mondo politico, lì diventa tutto un altro discorso da fare. Quindi però se le associazioni si siedono a un tavolo e cercano di fare come si era fatto a suo tempo e abbiamo avuto risultati, perché anche a suo tempo, ad esempio, l'ultima a sedersi al tavolo era stata la Federcaccia, mi ricordo benissimo, però era stata costretta anche dai loro associati dicendo ci sono tutte le altre che stanno discutendo perché voi non ci siete. Bene, adesso l'invito di Bertacchi l'abbiamo accettato anche noi, abbiamo mandato l'email che saremo presenti comunque, vediamo se riusciamo a fare un passo avanti, coordinamento, chiamalo quello che vuoi. L'importante è che si decida assieme, non che uno, perché ha più tesserate degli altri, decida a suo tempo e poi venga a dirci cosa dobbiamo fare. Spero che la voce sia unanime per tutti, qualcuno farà un passo indietro, qualcuno un passo avanti, però l'importante è accordarci su qualcosa di concreto, e nella caccia di concreto ultimamente c'è ben poco purtroppo, però quindi cerchiamo di parlarne almeno. Ecco. Allora, ci stiamo avvicinando a Vicenza, 8, 9 e 10 di febbraio, anche quest'anno ci sarà lo stand dell'ACL ed è, Eugenio, un momento di confronto con i cacciatori, con le altre associazioni, con il mondo politico, con gli esperti di settore che transiteranno dallo stand e che parteciperanno ai vari convegni. E anche col mondo animalista. Visto che ti sei dimenticato quello. Ah, visto che tu l'anno scorso hai avuto. Visto che l'anno scorso abbiamo, io personalmente ho avuto uno scontro diretto con questi personaggi, io chiedo ufficialmente alle forze dell'ordine, al prefetto e al questore affinché vigilino su questi individui, che mi sembra ridicolo in uno stato di diritto. Uno Stato che si definisce civile, uno Stato che si definisce contro l'odio, lasciare che questi personaggi, no, siano in pianta stabile davanti a una fiera dove vengono pagati fior di soldi per parteciparvi, a insultare con parole irripetibili qualsiasi persona che entri, addirittura i bambini, che era stato la fonte della mia discussione l'anno scorso, in quanto questi personaggi stavano insultando un padre che stava andando a casa col proprio figlio. Cioè, sinceramente, al di là dell'importanza della fiera e di tutti gli incontri che tu stavi dicendomi, per me la cosa principale è una vergogna inaudita che uno Stato di diritto permetta queste cose e le sottovaluti. Io non riesco a capire perché certe forme di istigazione all'odio vengano perseguitate e vengano bollate come un'infamia e altre invece vengano tollerate, perché vengono tollerate, vengono. E io qua, questo qua, faccio un invito pubblico affinché le forze dell'ordine o chi per esso, questore, prefetto, vieti a queste persone di essere davanti a questa fiera. Protesti o altrimenti facciano una protesta civile, senza dare parole. Anche perché prima o poi verrà meno quella che è l'incolumità delle persone stesse. Assolutamente, io ho rischiato l'anno scorso, sono sincero, ho rischiato di essere aggredito. Se non c'erano le forze dell'ordine sarei stato aggredito, sarei stato. Io ero in compagnia di mia moglie e altri due amici con le loro mogli, cioè mai mi sarei sognato di essere protagonista di una cosa del genere. Eppure è successo, cioè
Queste, abbiamo fatto anche un'interrogazione parlamentare, hanno fatto l'allora deputato Fidanza aveva fatto un'interrogazione parlamentare proprio su questo fatto, e tutti gli anni immancabilmente questi personaggi vengono lasciati lì, anche lì, perché hanno già annunciato la loro presenza. Sì, 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 addirittura si guarda i siti in maniera piuttosto violenta. Sì, sì, ecco, appunto è quello che mi chiedo il perché di questo. Non so, fossimo noi cacciatori a fare una cosa del genere, non so cosa succede, però loro possono farlo.